Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Preside. Buongiorno. Noi stiamo parlando. La mia posizione, Sgembri, è chiarissima. Io non ho esitazione a parlare spassionatamente, perché non mi vergogno di me, ma in nessun caso. La domanda che le farei è: avevamo ragione nel fare quella domanda alla maestra Laura? Le posso chiedere di chiederle se ha mai visto o incontrato o salutato Matteo Messina Denaro in questi anni? Dovrebbe ai fini, diciamo, di che cosa? Di saperlo? Di denunciarla? Ma certo. Ai fini di che? Perché magari se lei avesse fatto quella domanda, cioè, alla maestra Laura... Poi. Cioè, sì. La maestra Laura ha avuto tutto quello che doveva avere. La sospensione non appena sono stata nelle condizioni di poterla fare. Guarda, lei è stata Piero, fatti... Piero, vai a fare... Allontanati un secondo. Allontanati un secondo. Siccome poi le mi dice, avete mistificato, avete tagliato, lungo il studio. No, gli ho detto, nel momento in cui si ravvisano gli estremi perché io possa sospendere la signora, io non esiterò a farlo. Questo perché in quel momento sa. L'unico dato era che era figlia e che era madre, no, e che era moglie. No, l'altro dato era l'altro dato l'avevate pizzino. Voi, l'altro dato era l'avevate sui voi, giornali, l'avevate voi la fera. Ma quando mai era sui giornali il pizzino di Messina Denaro che parlava di Martina? Allora, sì. Ho emesso tutti gli atti che erano necessari emettere. Dopo che siamo venuti a chiarirlo sì, noi. Ma sì, la vostra presenza è stata anche da stimolo. Ma sono dell'idea che se lei tornasse indietro non mi risponderebbe forse in quel modo là, o no? Riflettendoci. Magari non lo farei, però voglio dire, cioè, nel momento in cui si presenta una situazione, il dirigente è in grado di intervenire. Cosa serviva? Servono per forza le manette sui polsi di una persona? Soprattutto quando siamo a scuola. Lei è di qua, lo sa meglio di me. Quando una persona ha due personalità e qui mostra una faccia e poi è altro. Sono stata ingannata come tutti, nel contesto scolastico, come tutti. Ma io...